è più favorevole a Pantani o a Tonkov? Come pendente a Marco Pantani, non è la marmolada, è molto più facile, però è comunque una salita impegnativa, 9,2% la pendenza, più o meno è regolare, quindi non ci sono strappi più duri e sono al limite tutte e due, bisogna vedere chi riuscirà ad andare oltre, però vedete che Tonkov continua ad alzarsi sui pedali, sembra anche abbastanza agevolmente, mentre Pantani è ritornato con la sua posizione, mani basse, e sembra che adesso stia aumentando la velocità. Guerini al traguardo dei 5 km. Si sta difendendo molto bene, vedete, 1 minuto e 8 secondi. Gianni, a te. Il ritardo di Guerini da Pantani e Tonkov è di 1 minuto e 7 secondi, a te, De Zan. Ed eccoci sui due battistrada, mentre Tonkov risponde ad ogni azione di Pantani. Non vuole... E vogliamo ricordare che Tonkov, nella divisione di cui avevamo parlato l'altro giorno della Mapei, l'anno prossimo Tonkov rimarrà con Saronni e con Colnago. Tonkov al suo settimo Giro d'Italia, è arrivato secondo l'anno scorso, primo due anni fa, poi ha anche conquistato un settimo posto, un quinto, un quarto, un sesto, quindi è sempre andato fortissimo al Giro d'Italia. Tonkov, che come dicevo prima, ha avuto sempre un ottimo rapporto con l'Italia, perché a 18 anni è diventato campione del mondo proprio a Bergamo. Poi nel 92 venne a correre in Italia quando militava in una squadra russa, la sua prima squadra da professionista. Portò 15 biciclette a tesserarlo per una formazione italiana. Lo vide Colnago, che nel vedere vincere la settimana bergamasca questo giovane russo lo ingaggiò immediatamente pagando 15 biciclette, e Colnago ha avuto ragione, perché è diventato un grande campione. E a proposito della settimana bergamasca, nella bergamasca Tonkov si è stabilito, Tonkov che si è appena sposato con una spagnola, è appena diventato papà. Tonkov proprio sulle sue strade ha colto quest'anno la prima importante vittoria, vale a dire la settimana lombarda, ex settimana bergamasca. Due vittorie di tappa, classifica finale, poi ha vinto ieri la sua quarta corsa della 98 proprio a Pampeago, mentre vediamo Clavero e Secchiari che oggi sta andando molto ma molto bene. È uno Chiarica, scalatore, un tifoso particolare, il padre che approfitta appunto del figlio per poter seguire il giro vendendo sandwich e panini e bevande varie. Mentre oggi è un po' più in difficoltà Miceli sesto in classifica generale questa mattina, mentre Clavero era settimo con un distacco di 11,59. Attenzione, progressione ancora di Pantani, si è alzato, si è riseduto. Complimenti ancora per i tifosi, che evidentemente, mentre si arrabbia Tonkov, evidentemente quel signore deve avergli detto qualcosa di poco gradito. Ho il timore. E anche se gliel'ha detto, ecco, in dialetto, Tonkov lo capisce benissimo. Ed è stato molto bravo quello spettatore, ha chiesto a Tonkov se voleva l'acqua in testa e Tonkov gli ha detto sì, e questo prontamente gli ha versato il contenuto della bottiglietta. Polvarelli. Aggiornamenti ai 5 all'arrivo, Guerini 1,07, Secchiari Clavero 1,55, De Paoli 2,15, Camenzin, Miceli, Buenaora 3,15, mentre Farisin e un altro atleta, si tratta di Bettini, stanno raggiungendo Camenzin, Buenaora, Miceli e Gonzales. A voi. Ha cambiato la posizione delle mani sul manubrio Pantani. Classica posizione per andare in salita, quasi tutti adottano questa posizione, difatti anche Tonkov, mani nella parte alta del manubrio, un po' più alti con il busto, la respirazione ne dovrebbe trarre giovamento, mentre vedete che tutte le volte che Pantani si alza anche Tonkov, hanno più o meno lo stesso rapporto, un Tonkov che è sta... È molto sincronizzato, questa è la pedalata sincronizzata. Ma qui è importante devi rimanere assolutamente concentrato, perché le salite lunghe sono difficili. Io non riuscivo a rimanere concentrato per una salita così lunga, e difatti mi staccavo.
stanno facendo fatica, stanno raschiando il barile, perché sono convinto che ormai ce n'è poche. Raschiando il barile è molto bello. Ma è così, solo che viene fuori proprio il cuore dell'atleta, il fondo, viene fuori la resistenza, viene fuori tutto quello che gli ha permesso poi di arrivare a questi livelli. Intanto vi ricordiamo che la regia vi ripropone i due battistrada, Pantani e Tonkov, Guerini che a 1.22, poi Clavero e Secchiari a 2.05. Sentiamo Gianni Cerpetti. Protagonista anche il pubblico in questa grande giornata di ciclismo, un cartello per Bugno. L'uomo dei sogni non è un film, è Gianni Bugno. Su una maglietta gialla un tifoso ha scritto Pantani come Ronaldo, due fenomeni, e infine Pantani 60 kg di cuore. A te la linea. E vogliamo anche evidenziare la bella prestazione di De Paoli, già a Selva di Val Gardena è andato molto forte, adesso lo ritroviamo nelle prime posizioni con un ritardo di 2.27 mentre 3.30 è il ritardo di Camel Zinizia. Attenzione, riparte ancora in progressione Pantani che cerca di levarsi di ruota Tonkov, il russo non molla, siamo a 3 km dalla conclusione, testa a testa finale, molto bello, entusiasmante, grande difesa di Tonkov, mentre vedete le scritte Turbo, e per Turbo si intende Guerini, mentre ancora una volta complimenti ai tifosi, hanno seguito alla lettera le istruzioni di Davide Cassani, applaudite, seguite, gridate, fate un po' quello che volete, ma non spingete, non date pacche sulle spalle dei corridori, e prima di versare loro dell'acqua chiedete se l'acqua è gradita o no. Guerini, Turbo! Non perde un centimetro Pavel Tonkov, l'impressione è che stia salendo molto ma molto bene. Pantani cerca di aumentare l'andatura, però attenzione, ecco, no. Vedete che guadagna un metro ma subito Tonkov si porta nella scia, non vuole dare l'impressione di essere in difficoltà, e anche perché secondo me adesso non è in difficoltà, però non si sa mai. Vi ricordate all'Esarc due o tre anni fa, quando all'improvviso Indurain cedette e andò in crisi totale e perse molti minuti in pochi chilometri. Guerini anche lui, attenzione che se si dovesse staccare Tonkov, no, poi no. La fama di Portaiella non te la leva nessuno. Io non sono Portaiella, nel senso che cerco di raccontare quello che potrebbe succedere. La sensazione è che non succederà questo, perché Tonkov sta andando molto bene. Adesso... Attenzione, 3 km alla conclusione per Guerini. Oh, adesso sta perdendo. Attenzione, adesso... attenzione, c'è un nuovo attacco di Pantani, ma Tonkov si riporta prontamente nella scia del romagnolo. Forse ce la fa, attenzione! Attenzione! Attenzione. È il momento decisivo! Pantani scatta! Tonkov si è seduto! L'ennesimo scatto adesso, è stato decisivo. È stato grande Pantani, adesso se si accorge, è naturale che si accorge che Tonkov è in difficoltà, ve l'ho detto, una tappa lunga, 240 km, da un momento all'altro uno può entrare in crisi e può perdere anche 20-30 secondi al chilometro, è in netta difficoltà adesso Pavel Tonkov. Ed ecco che la regia ci ripropone lo scatto vincente, Tonkov era andato fortissimo, era riuscito a rintuzzare tutti gli scatti del pirata, questo gli è stato fatale, si è seduto, ecco il replay, ripetiamo, siamo a 2 km, attenzione, 5 secondi già il vantaggio di molto Pantani. molto di più adesso, speriamo, no, e poi non è neanche giusto, perché si tratta di atleti e bisogna sempre seguire le certo. corse da un punto di vista sportivo, esaltiamoci, applaudiamo, ma non cerchiamo di superare mai il livello che ci impone lo sport. Pantani scatta ancora, Pantani lanciato verso non solo la vittoria di tappa ma verso la vittoria del giro. Tonkov è più forte di Pantani a cronometro, il ritardo di Tonkov in classifica generale è soltanto 27 secondi che erano pochi per portare la maglia rosa sino al traguardo. Chapeau per Tonkov che comunque non cede, un testa a testa finale bellissimo, di un bellissimo
Giro d'Italia. Non ha mica ancora perso Tonkov. Per carità, perché poi mancano ancora i 34 km finali, però ormai siamo in questo momento ai 1500 metri. Adesso stabiliremo quanto è il vantaggio di Marco Pantani, che sta andando ancora molto bene, mentre Tonko mi sembra si sia leggermente ripreso, però è in crisi. Abbiamo detto, non ha più bevuto negli ultimi 10 km. 20 secondi, 26 secondi, mentre applaudiamo quel tifoso che gli ha passato la borraccia. Ecco, vedete proprio il distacco in questo momento di 24 secondi a 1500 metri dal traguardo. Può perdere un 20 secondi al chilometro, perché la differenza è notevole tra i due. Ci sono anche gli abbuoni, 12 secondi al primo, 8 al secondo. Ecco, ti ringraziamo per aver puntualizzato la storia degli abbuoni, nuovi scatti, scatti a ripetizione per essere sicuro della vittoria finale in questo giro. Quanto deve avere prima della cronometro Pantani? Per essere sicuro dovrebbe avere un paio di minuti, quindi oggi può anche infliggere un minuto a Tonkov, penso un po' meno, perché mancano solamente 1300 metri alla conclusione. Però bisogna vedere, come vi dicevo prima, Indurain 3 anni fa andò in crisi a 3 km dal traguardo e prese 3 minuti, quindi vediamo. Pantani sta salendo ancora molto bene, mentre siamo adesso all'ultimo chilometro. 26 secondi, bene ha fatto Rai Sport a proporvi questa tappa, una non stop, è iniziata stamattina alle 10:30. Praticamente vi abbiamo presentato tutta questa tappa, che ci ha presentato ancora un eccezionale Pantani. Gianni, sei su Tonko, quali sono le tue conclusioni? Sono immediatamente dietro a Pavel Tonkov, 1100 metri al traguardo, si alza sui pedali Tonkov con l'orgoglio, direi, proprio pesca fino in fondo al serbatoio delle sue risorse. Bisogna dire che ci sono anche diversi spettatori che lo incoraggiano. Tonkov adesso è in pratica un chilometro dal traguardo della linea. Ed erano anni che non assistevamo a uno spettacolo entusiasmante come questo. Erano anni che non vedevamo il pubblico esaltarsi, erano anni che non vedevamo i giornali sportivi, i quotidiani sportivi dedicare la prima pagina al ciclismo. In questi 500 metri, cioè da 1500 metri all'ultimo chilometro, Tonkov ha perso ulteriori 16 secondi. Siamo ormai a 700 metri dal traguardo e continua ad alzarsi sui pedali Marco Pantani, comincia ad avvicinarsi il traguardo, sente di poter finalmente vincere questo Giro d'Italia e continua veramente a scattare mani basse. Un finale eccezionale, un finale che ci ha presentato questo testa a testa tra quelli che erano rimasti i due più forti del giro. Dopo il crollo di Alex Zulle, che non era più riuscito dopo una magnifica resistenza nella tappa di ieri a resistere agli attacchi di Pantani, sul romagnolo era rimasto solo il russo. Ha fatto l'impossibile aggrappandosi a tutta la sua classe, a tutta la sua tenacia, pur di rimanere alla scia di Pantani. Gianni! Adesso sono passato davanti a Tonkov, seduto, in pratica muove continuamente le sopracciglia. Tonkov è l'unico modo che ha per esternare la sua fatica. Bocchetta, il crocifisso sul petto, la maglietta anche aperta, ora sui pedali Tonkov a meno di 600 metri dall'arrivo, a te la linea. Sono sicuro. Ed eccoci con Pantani ormai sul rettilineo finale per questo applauso, questo osanna da parte di tutti i tifosi. Ecco la polizia stradale, perfetta staffetta anche quest'anno del Giro d'Italia, giunto all'81esima edizione. Un clacson che apre la strada a Marco Pantani, ultime pedalate, Marco Pantani vince, trionfa, alza le braccia al cielo, una tappa indimenticabile. 2 anni fa, proprio il 4 giugno del 1994, conquistò la sua prima vittoria da professionista. Oggi si sta giocando il suo primo Giro d'Italia, una volata per Pavel Tonkov, mentre Pantani dopo il traguardo ha urtato una persona, mentre proprio c'è stato un piccolo incidente che puntualizzeremo poi. Allora vediamo Tonkov in ritardo, 34 secondi, ci dovrebbero arrivare ai 50 secondi, aspettiamo comunque il cronometraggio ufficiale. Allora Pantani trionfa per la seconda volta e pone una seria
ipoteca per il trionfo finale in questo Giro d'Italia. Pavel Tompo, grande atleta, grande resistenza, in ritardo 55 secondi, più i 4 secondi, quindi aggiunti ai 27 fanno, allora sono 50.